Eccolo stile ormai ragazzi, rieccoci tutti quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme. Oggi pomeriggio ho cercato di riprendere un po' il sorriso perché dobbiamo dimenticare alla svelta questo scempio di ieri sera, 1-1 con Nantes. Dobbiamo assolutamente recuperare energie mentali e fisiche per la trasferta del Picco a Spezia già domenica, quindi si aspetta una partita difficilissima, perché lo Spezia ha avuto una settimana per prepararla e ricordiamoci che loro fanno anche doppia seduta quando devono fare la partita contro di noi, cosa che ha fatto anche il Nantes, preparando la partita coi cavilli e coi dettagli. Quindi sarà dura e devo parlare delle parole di Allegri che si è sfogato a Sky con De Grandis, una lite veramente accesa. Parto con i saluti e ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi Giampiero, un abbraccio forte e ti voglio bene. Allora, come vi stavo dicendo, Allegri ai microfoni di Sky, ovviamente da Zone no perché ci sono i suoi amichetti, si è sfogato parecchio. Ogni volta che non do attenzione a Nile e la carezzo tanto per accarezzarla, vedete che fa un po' di sfuriate. Comunque, ha veramente toccato il fondo, l'ha fatta fuori dal vasino, perché De Grandis non l'ha stimolato all'insulto alla lite, gli ha solamente detto, ma... Perché si punta sempre a vincere 1-0? Saresti stato contento di aver vinto 1-0? Insomma, una roba del genere. Allegri si è arrabbiato, poi in maniera veramente incredibile, non l'avevo mai visto così furioso, dicendo basta questa storia dell'1-0, io non voglio vincere 1-0, ve la siete inventate voi questa storia del cortomuso, che basta poco per passare davanti all'avversario e vincere le partite, io sono uno che le vuole vincere di più di 1-0, con più scarto, perché poi vedete, succedono queste partite qua, che finisci 1-1 perché non hai, diciamo, reagito in maniera cinica durante la partita e segnato quando dovevi. E questa è una balla grande come una casa. Allegri si sente accerchiato, sa di essere nell'errore, sa di aver sbagliato, non lo ammette e quindi si arrabbia con i giornalisti. Questa è la realtà. Invece di dire ho sbagliato, sono io che sto facendo male, devo prendere le mie responsabilità, no. Scarica le colpe addirittura sui giornalisti che gli fanno le domande. Ma cosa c'entrano i giornalisti? I giornalisti hanno ragione. E lui fa: guardatevi le mie partite, anche del quinquennio, quando si vinceva sempre. Le mie squadre erano la miglior difesa ed erano il secondo miglior attacco sempre, tra i 70 e 80 gol segnati. Per fortuna, perché l'anno scorso ne abbiamo fatti a malapena 50. Vorrei anche vedere se arrivavi a 70 prima, con dei giocatori assurdi: Higuaín, Tevez, Mandzukic che faceva l'attaccante aggiunto e il pendolo a sinistra, Dybala, Ronaldo. Cioè, vorrei anche vedere se non fai 70 gol in 38 partite, ma dai, stiamo anche scherzando. E quindi lì proprio ha perso la capoccia, ha perso il lume della ragione e ha cominciato a dire che in realtà lui ha sempre tentato di vincere la partita con più gol di scarto, dando anche spettacolo e provando a chiuderlo nel primo tempo, ma purtroppo gli episodi ti possono sempre girare a sfavore e poi se i giocatori sbagliano le azioni decisive e non sono incisivi davanti alla porta, vedi Di Maria che sbaglia e dava la colpa ai giocatori, vedi Paredes che sbaglia, vedi Fagioli che sbaglia nell'azione del gol, cioè ogni volta lui deve trovare un alibi per poter giustificare lo scempio che fa. E tra l'altro, stavolta almeno non si è lamentato del rigore finché non gliel'hanno detto, non l'hanno ricordato. E Allegri ha detto che ha guardato il replay al VAR soltanto dopo un bel po', e secondo lui era rigore, però non vuole stare a polemizzare. Gli unici che sono veramente intervenuti per dire era rigore sono Bergomi, che ricordiamo è interista, quindi se l'ha detto lui, Variale, che non l'avrei mai detto, che avrebbe difeso la Juve, e Danilo. Danilo che ha gridato allo scandalo, si è arrabbiato tantissimo perché dice il VAR non dovrebbe neanche intervenire su un fallo, perché il VAR, diciamo, convalida gol, magari se ci sono dei dubbi su un fuorigioco, eccetera, ma non dovrebbe intervenire e dare un fallo, confermare un fallo su rigore. Questa è una balla perché tante volte è successo che sono stati cancellati dei gol per un vizio di un fallo oppure per un fuorigioco di una scarpetta o di un laccio di scarpa, come è successo con Juve Fiorentina la scorsa partita. Quindi vale sempre. Quindi la Fiorentina si è vista annullare un gol, ovviamente da annullare, per un laccio di scarpa, perché e noi stessa cosa, cioè l'interpretazione dell'arbitro è stata Bremer ha messo pressione nel momento del salto al difensore che nello sbilanciarsi indietro con lui sopra ha alzato il braccio. Ovviamente
L'unica cosa che potevamo sperare era che l'arbitro considerasse questo intervento veniale e quindi che non sarebbe comunque cambiata la dinamica dei corpi. E anche il difensore stesso dell'Ante obiettivamente non si lamenta del fallo. Lui pensava di aver subito gol, era già affranto, pensando adesso la Juve passa in vantaggio e vince. In realtà è successo quello che è successo. Quindi io non posso essere sicuro di questa cosa, perché non sono un arbitro, non sono un varista e non posso dare delle opinioni. Però, ripeto, anche se fosse stato rigore o se ci avessero dato rigore, la partita andava chiusa prima con l'Ant, dovevi essere 2-3-0 nel primo tempo, fine dei discorsi, perché poi ti potevi rilassare e concentrare sulla partita con lo Spezia, avresti potuto fare i vari cambi appunto per mettere gente dentro, gente fresca, per far riposare i senior o comunque i titolari, e con lo Spezia avresti avuto un altro smalto, senza dimenticare che saresti andato a Nantes in Francia con un bagaglio di punteggio diverso, in modo anche da affrontare la partita in maniera più spigliata, più tranquilla, più rilassata. Invece non sarà così. Quindi Allegri furioso con De Grandis. Quindi questa è una notizia. Era da un po' che non vedevamo così Allegri, ma di solito si trasforma nel cavaliere oscuro Max, soprattutto dopo le partite di Champions in cui fallisce, stile Juve-Villarreal, vi ricordate? 0-3, il giornalista europeo gli fa quella domanda, no? Ma non è un fallimento andare fuori agli ottavi contro il Villarreal con una squadra così forte, con la rosa forte e superiore a Villarreal? E lui si è arrabbiato, è diventato furioso, ha cominciato a spostarsi la giacca, a aprirsela. Stessa cosa, è proprio inveito contro il giornalista, sei in malafede, non dovresti vergognarti per dire certe cose, agli ottavi non si può sempre vincere, è stessa roba, non è mai cambiato e non ha l'accortezza, la lucidità di capire che il Nantes è un avversario modesto, punto. Tu dovevi fare come ha fatto Pirlo gli anni scorsi, come ha fatto Sarri, che si prende le responsabilità quando fa pena, quando fa schifo e quando viene dominato anche dall'avversario o fa una sconfitta che non doveva avvenire, e chiedere scusa. Basta, l'umiltà a volte ripaga più dell'arroganza, e se tu fossi stato più umile dall'inizio del primo mese di questi 18 orribili che abbiamo avuto in questa, quando è stato lui nella panchina, ti avremmo rispettato molto di più, i tifosi ti avrebbero rispettato molto di più e ti avrebbero portato su, perché si sarebbero ricordati molto meglio e volentieri il tuo quinquennio da noi. Purtroppo tu stai distruggendo anche quel quinquennio lì, facendo capire a tutti quanti che quei 5 anni erano stati 5 anni sporadici, cioè anche casuali, voluti dal cielo e anche aiutati da un Conte straordinario che ti ha lasciato un quadro perfetto, e da un Agnelli che ci ha indebitati fino al collo, costringendo Elkan a fare 700 milioni di ricapitalizzazione per risanare tutti i debiti, per prenderti i giocatori che volevi tu, perché altrimenti non saresti neanche arrivato in Europa League, Allegri. Ed è la prova lampante, l'abbiamo sotto gli occhi adesso, rosa di primo pelo, non riesce ad arrivare a malapena a battere il Nantes. Quindi vuol dire che prima Agnelli ha fatto uno sforzo immane perché magari simpatizzava per Allegri e voleva proteggerlo. Però le bugie alle gambe corte, lo vedete adesso cosa sta succedendo? Ditemi cosa ne pensate ragazzi, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte a me e Danila. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché molti di voi mi guardano e sono un 66% totale di quelli che guardano e non sono iscritti. Solo un 34% che è iscritto mi guarda. Un abbraccio!